Darmian dentro verso Ibra. Ibra cadabra dentro verso Darmian. Sulla corsa Darmian, il tiro, la traversa. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni mercoledì alle 14, eccoci qui sull'appuntamento con FIFA 17 nella carriera con il Manchester. Ragazzi, siamo nella partita contro l'Al City. Prima di... la formazione, come vedete, è Depay, Ibrahimovic, Martial, Rooney, Verratti, Pogba, Jordi Alba, Smalling, Thiago Silva, Darmian e De Gea. Vi volevo aggiornare sulla trattativa che ho portato avanti prima di iniziare appunto a registrare con Yaya Touré, visto che Hamsik non vuole venire da noi, cioè Napoli non vuole cederlo. Ho offerto 25 milioni e 500 mila euro al Manchester City, che è quello che chiedevano, e ora sono in attesa di risposta. Ok ragazzi, ora andiamo a vedere come andrà questa prima partita dell'episodio. Attenzione all'Al City, qua nel frattempo, bravo Thiago Silva. Darmian dentro verso Ibra. Ibra cadabra, dentro verso Darmian. Sulla corsa Darmian, il tiro, la traversa. La traversa di Darmian, ragazzi, bellissima azione da parte nostra. Rivediamo, guardate Ibra, Darmian in allungo. E traversa piena, vicinissimi al vantaggio. Martial dentro, verso Pogba, che la può mettere dentro verso Ibra, colpo di testa alto. Peccato. Attenzione qua ora all'Al City, che prova a mettere dentro palla, anticipato benissimo da parte di Darmian, l'attaccante dell'Al City. E finisce qui ragazzi il primo tempo abbastanza noioso, non tantissime occasioni. L'Al City sta giocando con un 4-5-1, quindi è molto chiuso, molto coperto. Vediamo nel secondo tempo se riusciamo a portarci la partita a nostro favore. Per Verratti, ottima, il pallone viene dato dentro verso Ibra, anticipato. Ibra dentro Pogba, Pogba, prova il tiro, Pogba, c'è il gol! Che gol di Pogba! Pogboom! Pogboom! Facciamogli fare la sua classica esultanza, ragazzi, che tiro! Ibra, guardate, Pogboom! Fa partire un bolide, gol 1-0! Mamma mia, ragazzi, lì vediamo il bolide di Pogboom! Mamma santa, il polpo, che gol! 1-0 per noi! Ancora l'Al City, dentro il pallone che rimane lì, De Gea, miracolo. Ancora l'Al City, prova il tiro, deviato, ancora De Gea, miracoloso. Reazione dell'Al City, De Gea, veramente prodigioso. Rivediamo il tiro e guardate De Gea, ma è stato un intervento precedente quello miracoloso. Depay allora, dentro verso Ibra, che è solo Ibra, Ibra cadabra, non viene fermato, Ibra può provare il tiro, deviazione. Il tiro era sull'altro angolo, è stato deviato all'ultimo. La può rimettere dentro, colpo di testa fuori di pochissimo. Jordi Alba vicino al 2-0. Rivediamo. Guardate il colpo di testa, botta sicura, era solo Jordi Alba. E Pin così dispera, giustissimamente. Pogba però viene fermato, attenzione ancora all'Al City. Prova il tiro. Mason se ne va, la mette dentro, pallone che rimane lì, Verratti fuori. Ibra ha visto benissimo lo scatto di Memphis Depay, che stavolta in posizione regolare. Depay, 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 il tiro di Depay fuori. Fuori di pochissimo il tiro di Depay, ragazzi, porca puttana. Guardate Depay, un esterno collo fuori. Wayne Rooney, Wayne Rooney, può provare il tiro Wayne Rooney, Kuchak para. Guardate in aria, Al City è tutto buttato, proiettato in avanti, il colpo di testa De Gea, che poi rimane lì la palla, per fortuna l'Al City non ne approfitta. Che cosa ha combinato De Gea? Avanza l'Al City, Thiago Silva recupera, tiro De Gea, e infatti finisce qui il secondo tempo e vinciamo la nostra prima partita con Pinco Pallino sulla panchina del Manchester City. Ecco qua, vedete, si danno la mano, prima vittoria di questo Manchester United, targato Pinco Pallino. Queste le statistiche, 7 tiri per noi, 6 per Al City. La partita l'abbiamo comunque dominata noi, però a livello di tiri siamo più o meno lì. Andiamo avanti. Eccoci ragazzi, offerta accettata. Abbiamo valutato l'offerta e l'accettiamo. Il prezzo è di 25 milioni e 500 mila euro. Lo stipendio vuole 185 mila euro. Durata contratto un anno, no mio caro, almeno 3 anni. Ruolo squadra, giocatore importante, prima squadra. Ok ragazzi, avanziamo questa offerta per Yaya Touré. Dirigenza, ottimo lavoro, volevamo solo ringraziarti per il contributo al raggiungimento di uno degli obiettivi del club, fama del brand, previsti per la stagione. L'obiettivo era guadagnare almeno 200.000 euro dalla vendita delle magliette questa stagione, non ce l'avremmo fatta senza di te. Perfetto ragazzi. Okay, ragazzi, siamo giunti nell'ultimo giorno di calcio mercato. Offerta accettata, attenzione ragazzi,
accetta offerta, Yaya Touré è il nuovo giocatore del Manchester United, lasciate subito un mi piace. Ecco qui, nuovo giocatore in arrivo, congratulazioni per l'acquisto di Yaya Touré. Il giocatore ha fatto le valigie ed è in arrivo, grandissimo colpo di calcio mercato. Nell'ultimo giorno, tra l'altro. Infortunio in allenamento, salve mister, doppiamente Jordi Alba si è infortunato. 4 mesi di stop ragazzi per Jordi Alba, abbiamo perso Jordi Alba per 4 mesi. Offerta per allenare la nazionale, ragazzi la Turchia mi ha offerto il contratto per allenare la nazionale, ma io sinceramente per ora rifiuto. Colloqui giocatori, Ashley Young, sto attraversando un buon periodo di forma e vorrebbe giocare, io penso di accontentarlo ragazzi. Eccoci giunti nelle formazioni nel derby contro il Manchester City, partita ovviamente difficilissima, ho messo Young al posto di Depay quindi l'ho accontentato. Ibra, Martial, Rooney, Verratti, Pogba, Rojo al posto di Jordi Alba che vi ricordo ha avuto un infortunio di 4 mesi, quindi l'abbiamo perso per più di metà stagione praticamente, Smalling, Thiago Silva, Darmian e De Gea. Andiamo subito a vedere come andrà il match. Young, mette il pallone dentro, Rooney, il tiro, bravo, para, poi Martial, la porta vuota, sbagliato. Che cosa ci siamo divorati subito vicinissimi al gol al quarto minuto, rivediamo, Martial totalmente fuori. Anticipato però. Allora Delph 1-2. Delph, il tiro di Delph fuori. City vicino al gol. Ha risposto. Attenzione, palla dentro. David Silva, De Gea. Mamma mia ragazzi, sfida fra spagnoli questa qui. Era andato bene via David Silva ad Darmian. Tiro però abbastanza centrale, facile per David. Ibra prova il tiro deviato, dovrebbe esserci angolo. De Bruyne allora. Il tiro di De Bruyne, De Gea. Attenzione, il cross dentro verso Young, messa fuori la palla. Darmian prova il tiro, niente da fare, una cagata di tiro. Wayne Rooney, attenzione, pallone che rimane lì. Pogba prova il tiro, rimpallato. Pallone che rimane lì, ancora Davide Gea e poi per fortuna c'è Rocco sulla respinta. Il Kun Aguero, il tiro, palla che rimane lì ancora De Gea. E su questa azione finisce il primo tempo ragazzi, 0-0. Una prima parte a nostro favore. Verso gli ultimi minuti il City ha sferrato più volte il gol. Andiamo a vedere come andrà il secondo tempo. Gundogan, bello il pallone dentro per Aguero che è solo. Attenzione ad Aguero il tiro. De Gea, mamma mia ragazzi. Attenzione qua al City, bravo Rocco a chiudere. Ancora il City, il pallone dentro De Gea, miracolo. Wayne Rooney non filtra un pallone ragazzi, non filtra un cazzo di pallone. Bello il pallone per Young. Young verso Ibra, 1-2, dentro verso Darmian, nulla da fare. Sono qua, palla dentro verso Sterling. Sterling dentro. Ancora, il tiro fuori. Sono Fernandinho. Pallone dentro, il tiro di Fernandinho, De Gea para. E finisce qui ragazzi la partita. 0-0, tutto sommato giusto. Ci siamo annullati a vicenda come era prevedibile. Ecco qui le statistiche, 10 tiri per il City, solamente 4 per noi. Però a livello di gioco la partita è stata equilibrata. Qui nel frattempo ragazzi, Young ci ringrazia, mi sento in gran forma, la ringrazio per avermi fatto giocare. Nel prossimo episodio andremo a giocare la prima partita d'Europa League nel girone contro la Roca e poi avremo la partita di campionato contro il Watford. Ecco ragazzi, la classifica, come vedete il Chelsea al primo posto a 7 punti, con Tottenham a 7, West Bromwich a 7, Middlesbrough a 7, Leicester a 7, West Ham a 7, Watford a 7. Noi con il Manchester City e lo Swansea a 6. Quindi ragazzi siamo a un solo punto dalla prima in classifica. È ancora cortissima la stessa classifica, quindi abbiamo ancora tutto il tempo per recuperare e andare al primo posto. Come sempre, se l'episodio vi è piaciuto lasciate un like per sostenermi, commentate e condividete se non l'avete fatto ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con il prossimo episodio della carriera di FIFA 17. Qui sotto come sempre vi ricordo che trovate tutte le mie pagine social. Qui da Angionero83 è tutto e ciao gamers!